Violenze domestiche, questo sarà l'argomento che affrontiamo e lo affrontiamo da un punto di vista sicuramente psicologico, ma molto interessante perché andiamo anche in campo giuridico, che è un aspetto, insomma, diciamo che le due cose insieme prendono risvolti anche difficili, quindi buono spunto di riflessione sarà. Ne parliamo con una psicologa esperta in psicologia giuridica, psicopatologia forense e psicodiagnostica clinica, la dottoressa Valentina Sciagura, benvenuta. Grazie a voi, grazie mille. Grazie mille a lei di essere qui, anche perché, come abbiamo detto, sicuramente andremo a vedere questo brutto argomento dal punto di vista psicologico, ma considerando anche quanto poi dal punto di vista giuridico prende delle pieghe che, soprattutto in caso di presenza di minori, la situazione si complica. Esattamente, esattamente. Bene, come definisce l'OMS, la violenza domestica è sicuramente tra i primi fattori principali, insomma, di rischio di morte per le ragazze, ed è un problema di salute che viene considerato importante a livello mondiale, da studiare, da considerare. E ne parliamo perché già nel 2024 20 sono le donne uccise, di cui 18 per mano, insomma, di un ex partner, di un compagno, quindi in ambito affettivo relazionale, e nel 2023 sono 120 le donne uccise. E per la maggior parte dei casi, purtroppo, accade sempre che avviene per mano, appunto, di un ex partner, del marito, del compagno. Quindi c'è chiaramente un problema importante, insomma, no, di affrontare. Esatto. È importante anche perché non abbiamo distinzioni su età, su niente, neanche status sociale. Esatto, sì, è una cosa diffusa, appunto, trasversale. E bassa. Quindi anche difficile da cercare, tenere sotto controllo, individuare prima, no? Sì, certo, prevenire diventa molto fare complesso. Prevenzione. Esattamente, esattamente. Però c'è un aspetto invece importante da sottolineare, cosa che in fondo un po' ci permette anche di parlare di prevenzione. Sì, assolutamente. Quello che bisogna fare è capire il prima possibile quando si trova in una situazione di rischio e capire i campanelli d'allarme, no? Esatto. Quindi quando si inizia una relazione, cercare di capire se si innescono dei meccanismi, delle dinamiche che possono riguardare l'intimidazione, la svalorizzazione. Ecco, perché ricordiamo che violenza domestica non inizia con la violenza fisica, quello, diciamo, è uno stadio avanzato, è proprio nell'intimidazione, nel cercare di limitare i comportamenti della vittima che inizia il ciclo della violenza. Esatto. Quindi quando il partner inizia a dire non uscire più con quell'amica, non mettere la minigonna, ma sei sicura che vuoi andare dai tuoi genitori, quando iniziano questi comportamenti che sono maggiormente legate a una violenza psicologica. Esatto. Ed è lì che in realtà bisogna rendersi conto che c'è qualcosa che non va. Esatto, importante perché soprattutto, perché poi tendiamo a dire però in fondo mi vuole bene, in fondo questo mi dice che di me ha cura, che ci tiene, questa espressione. Che la gelosia vuol dire che ci tiene, ma invece non è amore. Non è amore, ma non è neanche un tenere all'altra persona, è un tenere a ciò che me stesso vuole e vede sentire come, certo, un comportamento che fa stare tranquillo me. Assolutamente. Me che metto in campo un atteggiamento violento. E l'altra persona sente che deve far star tranquillo l'altro, quindi fa di tutto per fare in modo che questo rimanga in questo stato. E quindi a seconda. E resta. Ed ecco qui uno degli altri aspetti che non bisognerebbe sottovalutare, il fatto che la violenza un po' si impara. Questa è una cosa molto brutta, ma molto da sottolineare. Sì, adesso diversi studi affrontano il problema della trasmissione intergenerazionale della violenza. Spiegata in termini semplici, ognuno di noi sceglie quello che già conosce. Esatto. Quindi quando già si respira e si vive una situazione di maltrattamenti in famiglia, si ha vissuti di violenza sia assistita o diretta da bambini, purtroppo molto spesso si ritrova poi a ritrasmettere, diciamo, questo modello relazionale, quindi o a scegliere un partner che ha quei modelli comportamentali o ad agirla. Esatto. Quindi fermo restando che la scelta non è consapevole. Assolutamente.
assolutamente ed è lì no. È un problema grande. Assolutamente, come la trasmissione, cioè come la persona adulta, non avendo affrontato in prima persona i propri vissuti, li trasmette al figlio nella maniera immediata, come dire, no? In apprendimento, esatto. Quindi... E quindi purtroppo questo poi riporta a far ripetere al futuro adolescente o donna adulta dei partner di comportamenti che purtroppo già conosce. Quindi sa che deve rimanere nella cattiva sorte. Esatto, perché c'è questo, dice. Esatto, nella buona e nella cattiva sorte. Quindi tendi ad accettare, a rimanere, però in questo modo a permettere poi di perpetuare questo genere di comportamenti. E di aggravarsi. Che vanno, comunque tendono ad affondare sempre un po' di più. Un passetto di più. A segregare la giusto. Donna in casa. E man mano che passa il tempo il ciclo delle violenze diventa sempre più intenso, quindi gli episodi iniziano a diventare sempre più pericolosi, ecco, esatto. Che poi inizia la violenza fisica, se ci sono i figli, i ricatti sui figli. E non bello. Non bello, assolutamente, ma ciò che lega poi anche la vittima a rimanere in questa situazione sono le false riappacificazioni. Vero. Io cambierò, ma non è detto che sia proprio così. Certo. Ma vedrà che adesso facendo un figlio le cose cambieranno, ma è un momento difficile, capiscimi, sì, ma in sì, fondo chiaro. Lo sai. Ecco, questa è la fase che purtroppo... spinge la donna a rimanere e a crederci ancora, a sperare in un cambiamento che purtroppo non ci sarà. L'unico cambiamento che può fare è andarsene lei. Ecco, proprio lei che ha in contatto proprio veramente con i tribunali, con gli assistenti sociali, con i casi in cui bisogna addirittura levare un minore ai genitori. Ove possibile insieme alla mamma. Esatto. La legge dice ove possibile insieme alla mamma. Esatto, il minore. Il minore. E, purtroppo questo avviene soprattutto nei casi in cui il servizio che effettua una valutazione, un'indagine socioambientale nel nucleo familiare individua un elemento di pericolo di morte importante. Oppure i servizi sociali insieme allo psicologo, in questo caso andiamo a fare una visita domiciliare e ci rendiamo conto che c'è un contesto che non è adeguato in quel momento, per il minore. Quindi si tenta di parlare con la signora a rimandare che abbiamo capito che la situazione è molto complicata e si spiega alla donna che ci sono delle possibilità di via d'uscita da questa situazione. Che si possono individuare dei centri antiviolenza e le strutture protette, certo. A cui rivolgersi, che è possibile andare via. Quello che il servizio fa in primis è cercare di tutelare il nucleo, madre, certo. In condizioni di vulnerabilità insieme al minore, sperando che questo possa succedere nei casi in cui questo non accade. Purtroppo si è costretto a intervenire solo sul minore in quella fase. Beh, certo, un garante ci deve essere. E allora, che consiglio vogliamo dare alle nostre ascoltatrici, ma anche ai nostri ascoltatori? Perché poi si tende un po' a far questa cosa della donna vittima e dell'uomo carnefice, ma sappiamo anche che non è sempre così. Le dinamiche, purtroppo... Seppur meno frequenti, quando è al contrario, la donna è carnefice, è ben più, o quantomeno almeno al pari livello. E purtroppo ognuno, come dire, poi ci sono dei partner relazionali dove vi si crea un dislivello tra vittime e carnefici, ok? Certo. Quindi questo è un qualcosa che nei partner molto spesso, insomma, a livello numerico sono le donne a trovarsi in posizione di vittima, ma tutto può succedere. Sì, assolutamente. Si parla di violenza quando c'è questo dislivello tra le due persone, altrimenti siamo in una situazione di conflitto quando entrambi agiscono violenza o condotte aggressive, ok? Certo. E, sicuramente il consiglio che posso dare è quando all'inizio di una storia pensate che ci sia qualcosa che non sia proprio andato bene a quell'appuntamento. C'è stata quella parola che proprio vi continua a risuonare. Quando vi chiedete, sì, sono stata bene, però non... C'è quella cosa strana. Che non proprio non mi convince. Fermatevi. Tanto ce n'è un altro dietro. Fermatevi. Per ogni domanda aggiuntiva, Valentina Sciagura @live.it, in modo da poter parlare con un'esperta che, avendo visto con mano, toccato con mano tanti casi, vi può anche dare un consiglio, semplicemente, oltre che un aiuto se non sappiamo cosa fare. Dottoressa, la ringrazio infinitamente per la sua partecipazione. Salutiamo insieme i nostri ascoltatori. A presto. Un saluto.